nuovo lavoro di mamma. Si sentiva davvero la necessità di un nuovo capitolo degli Incredibili a 14 anni di distanza dal primo episodio che ha raccolto successi milionari in tutto il mondo. Il regista Brad Bird, che ha diretto anche Ratatouille, ci riprova con una pellicola che negli Stati Uniti sta già sbancando tutto, mentre in Italia arriverà a settembre. Aiutatemi a riportare i supereroi alla ribalta. La famiglia Parr non ha perso i suoi superpoteri, ma vive in un mondo in cui i supereroi sono banditi. Da qui la proposta di un ambiguo industriale di sua sorella di arruolare la mamma per mostrare al mondo l'importanza dei supereroi, mentre il papà resterà in casa a badare i bambini, con effetti tragicomici. Perché cambiano la matematica? La matematica d'accordo, non... papà! Un'opinione! Pronto? Ciao, tesoro. Come stanno i ragazzi? Stanno alla grande. Ben presto si scoprirà che le cose non sono come sembrano, gli industriali nascondono qualcosa e la famiglia dovrà unirsi e mettere in campo tutte le sue risorse per salvare l'umanità, oltre che se stessa. Anche questa volta per le voci dell'edizione italiana non mancano nomi eccellenti, a cominciare da Amanda Lear, che torna a prestare la voce alla stilista Edna. Che cosa significa essere incredibili? Insomma, che cosa significa essere supereroi oggi? Negli ultimi anni i supereroi hanno invaso il cinema. Tutti i film di incassi sono solo Batman, Superman, Thor, Avengers. Cioè, si vede che la nostra società ha bisogno di sognare ai supereroi. Tanto nella Marvel, quanto nella Justice League, quanto poi anche negli Incredibili. Ogni tanto devono essere messi al bando per potersi riscattare. Ecco, io intanto non è che ora voglio divagare, però mentre noi parlavamo di questa cosa c'era Amanda che accarezzava e anche tu stavi... Sì, ecco, mi che sono cosa... affezionata. No, mi fa ridere perché prima ha detto che lei non vuole avere figli, che non vuole niente. In realtà gli dà una mambola in mano, sì, la carezza per un quarto d'ora. È assurdo. Per aiutare la mia famiglia la abbandono. Per aiutare la legge la infrango. I temi del film sono tanti, la famiglia, capire se i supereroi siano ancora importanti o meno, i rapporti tra uomini e donne, ma il film c'è, la sceneggiatura è ben scritta, ma soprattutto la chiave vincente del film è che la famiglia contiene in sé la forza per risolvere i problemi. E poi ci sono almeno due personaggi irresistibili, la Edna, a cui presta la voce appunto Amanda Lear, e lo scatenato Jack, bambino neonato con tanto di superpoteri. Questo film, comunque, la famiglia è molto importante, no? Quanto lo è oggi reale, si comincia forse a dirsi che questo è un ritorno necessario. Io che ho vissuto l'epoca in cui il grano si falciava con la falce e ho vissuto molte trasformazioni, mi rendo conto che più si va avanti e più c'è bisogno di ritornare a un'origine anche. Ogni famiglia magari ha le sue, cioè i problemi da famiglia normalissima, anche una super famiglia ha tutti i problemi di una famiglia normale. Però riescono a vincere appunto collaborando insieme. Io penso di essere una delle persone più fortunate del mondo, io ho una famiglia pazzesca. E anche lui, come parlava di suo figlio prima, ti fa capire quanto sia importante per tutte le persone che hanno veramente una bella famiglia. E secondo me la cosa bella è quella, quanto tu possa confidare insomma nel potere della tua famiglia e poi insieme si spacca il mondo. Sei fatto bene, il mestiere di genitore è un atto eroico. Sei fatto bene.